successo perché stiamo ancora metabolizzando l'evento, quello che è accaduto, però sicuramente è una grandissima gioia. Ecco, il Papa è arrivato a sorpresa, non lo aspettavamo, quindi ce lo siamo trovato davanti, complice il nostro vescovo ovviamente, ce lo siamo trovato davanti e per noi è stata una gioia, una sorpresa immensa. E poi tutto è andato così, ha celebrato la Santa Messa con noi, poi si è intrattenuto con tutta la comunità e poi è seguito il pranzo e veramente non ci sono parole per descrivere la gioia. Papa Francesco è stato definito il Papa della tenerezza, ma Sì. secondo me è più il Papa delle sorprese. Ah sì, è vero, della tenerezza, della misericordia, delle sorprese. Poi nel suo sguardo veramente si vede il paradiso, è uno sguardo che va oltre, che ti guarda, che ti penetra, ma che va anche oltre, capace di vedere nel futuro, di dare tanta speranza, di tanta gioia. Come si è sviluppata la giornata? Ecco, abbiamo avuto prima la celebrazione eucaristica con lui e con il nostro vescovo, Monsignor Gaida, il suo segretario personale. Poi abbiamo avuto un momento, anzi un'oretta, siamo state tutte quante insieme con lui e lui ci ha parlato di diversi temi, quelli che sono più cari al suo cuore soprattutto, che ripete, che tutti quanti conosciamo. E poi abbiamo avuto il pranzo tutte insieme nel nostro refettorio col Santo Ma una Padre. curiosità. Chi è che ha aperto al Papa, non sapendo ancora chi era che bussava alla porta? Chi ha aperto? Il nostro vescovo. E che cosa gli ha detto? Cosa è successo? È successo che praticamente noi abbiamo visto entrare questa macchina, ma Con quale macchina è io arrivato? veramente le macchine non le distingo, quindi non so, è una macchina molto semplice, non so che Sì, macchina fosse. macchina normale. Poi la madre si è affacciata perché il vescovo stava aspettando fuori e la madre ha visto entrare questa macchina con i vetri oscurati e allora lì ci è venuto il No, tranquilla, è solo sospetto. il Papa. Non fate. Dunque, la madre si è accorta quando gli abbiamo detto c'è una guardia del corpo, fa la madre, e il Santo Padre è arrivato allora. E allora ecco, lì è stata veramente una gioia incredibile Avete pranzato perché insieme con lui? sì, abbiamo pranzato insieme al Santo Padre. E che cosa gli avete fatto mangiare di buono? Ma cose semplici. Vogliamo Ecco, sapere. no, beh, sono cose semplici, non è Anche che. perché non aspettandolo, quindi non è che avessimo preparato quello che avremmo mangiato noi, molto in Molto semplicità, semplice. Vi ha ecco. chiesto una preghiera in particolare, il Papa? Sì, di pregare per lui, come sempre. No, no, ma di pregare anche per tutta la Chiesa, Sì. per tutta l'umanità. Ha detto, ecco, aiutatemi anche adesso per i giovani del Panama, per la gioventù mondiale. Ecco, dice quindi, mi raccomando, mi affido alla vostra intercessione. Ma noi lo facciamo veramente con tutto il cuore, con tutto il nostro amore. E oggi come vi sentite dopo questa esperienza? Come immagini quando hanno visto la stella e furono pieni di gioia. Gioia, stupore. Ecco, lo faccio entrare perché è freddo. E allora un pensiero per uno, dopo questa giornata intensa, che cosa le viene in mente? Uno per uno. Che Dio è grande e buono. Che veramente guarda gli umili e li colma di stupore proprio. Continuiamo il giro. E che abbiamo sempre da gioire e da lodare il Signore. La bellezza di Dio. Chi può narrare veramente i prodigi del Signore? Che è sempre una sorpresa. Dio è una sorpresa continua per noi. Insomma, attenzione perché può presentarsi da un momento all'altro, Ecco. diciamo. Sì.